sono Sergio Abramo, sindaco della città di Catanzaro e oggi vogliamo presentare tutta la programmazione che abbiamo messo in atto in questo anno di legislatura, ma soprattutto una programmazione che è partita già 4-5 anni fa e che oggi finalmente si sta realizzando. Quindi non presenteremo sicuramente tutta l'attività dei singoli assessorati, ma presenteremo la programmazione che abbiamo messo su per far cambiare la città di Catanzaro fra 4 anni, quando consegneremo tutte queste importanti infrastrutture. Partiamo dal sistema dei trasporti, sapete che già sono partiti i lavori della metropolitana di superficie, a cui abbiamo aggiunto con un accordo di programma firmato con la Regione il sistema dei parcheggi, che sono stati finanziati per oltre 35 milioni di euro. Si aggiunge l'agenda urbana, che sicuramente vedrà recuperati alcuni edifici nel centro storico importanti, ma soprattutto una tematica che va sul sociale. Abbiamo presentato un programma per il nostro sistema sanitario nella città di Catanzaro, perché riteniamo che la vocazione di questa città sia quella della ricerca scientifica e della salute, e quindi teniamo tantissimo al nostro sistema ospedaliero e quindi vogliamo questa forte integrazione tra l'università e il pugliese per realizzare anche quella che è la casa della salute, il potenziamento anche del polo oncologico. Abbiamo messo in atto anche alcuni finanziamenti per quanto riguarda il sistema scolastico, l'impiantistica sportiva, addirittura anche il porto di Catanzaro Lido e soprattutto il sistema di videosorveglianza per tutta la città di Catanzaro. Ma la cosa più importante è che su alcune tematiche come quella dell'ambiente, come quella dell'acqua e come quella della rete del gas, il comune di Catanzaro ha dimostrato di essere capoluogo di regione, perché è l'unico comune che non è stato commissariato, perché siamo avanti sulla programmazione e addirittura abbiamo appaltato un impianto tecnologico di ultima generazione per il sistema di rifiuti per oltre 70 milioni di euro.